Terza pagina di oggi, ecco una bella notizia con cui iniziare, che è anche un buon consiglio da seguire. L'Olanda rinnova l'usanza di viaggiare gratis in treno se si sale sul vagone con un libro. L'iniziativa, che nasce in occasione della settimana del libro che si tiene in primavera ogni anno, potrà essere rinnovata anche in altri periodi. Un bel esempio, non vi pare? E a proposito di viaggi, e in questo caso di viaggi fantastici, grazie alla scrittura di Anselmo Rovede e alle illustrazioni di Marco Paci, arriva un Atlante delle avventure e dei viaggi per terra e per mare di Emilio Salgari, che, come è noto, immaginò i suoi mondi fantastici di inchiostro, dalla Malesia di Sandokan ai Caraibi del Corsaro Nero, ma c'è anche l'Africa australe e il Polo Nord. E da un eroe di carta all'altro arriva in edicola e in libreria una nuova avventura di Asterix. Abbiamo intervistato gli autori con Luigi Ferraiuolo. Per la prima volta nella storia di Asterix e Obelix e di tutto il magico villaggio dei Galli che resistono a Cesare e a Roma, sarà una ragazzina, la figlia di Vercingetorige, Torige, il personaggio principale della nuova graphic novel. Al centro della trama c'è la figlia del celebre capo gallico, inseguita dai romani, che trova rifugio nel villaggio in Armorica. La presenza di questa adolescente fuori dal comune provocherà sconvolgimenti a non finire. Adrenalina diventa così l'oggetto delle chiacchiere di tutti. È stato abbastanza divertente perché dovevo creare una sorta di linguaggio adolescenziale per quel tempo. Non abbiamo molta documentazione al riguardo, quindi l'idea era quella di usare certe espressioni come fanno gli adolescenti, e poiché sono galli usano le immagini intorno a loro come anfora, calderone, bracce, con tono adolescenziale, e si chiamano l'un l'altro gaulos, quindi c'è un intero lessico adolescenziale gallico che è stato divertente inventare. Adrenalina è prima di tutto una ragazza alle prese con i problemi tipici dell'adolescenza e del passaggio, a volte doloroso, all'età adulta, vero tema del 38esimo albo di Asterix, che ha appena compiuto ai primi di ottobre 60 anni. Un capolavoro da oltre 200 milioni di copie vendute nel mondo, inventato da René Goscinny, ormai scomparso da tempo, e Alberto Uderzo, che continua, nonostante i 92 anni, a seguirlo e supervisionarlo. Miracoli dei fumetti. Non volevamo sviluppare un personaggio che si basasse sul suo lato seducente, come di solito accade con i personaggi femminili di Asterix. Il più delle volte sono giovani donne attraenti che seducono Obelix e il loro ruolo si ferma lì. Qui abbiamo creato qualcuno che ha appena terminato lo sviluppo, ma non è ancora maturato. Quindi tutto ciò che è femminile è focalizzato sul viso e all'inizio della storia Adrenalina ha una silhouette a forma di S, quindi è un po' tonda e scontrosa, mentre matura si alza più dritta.